Oggi parliamo delle mascherine che in questi giorni stanno andando a ruba in Italia a causa del coronavirus. E come saprete, come tutti ormai sanno, dobbiamo stare a casa, quindi non uscite e aderite all'iniziativa Io resto a casa. Le mascherine nel mio lavoro le utilizzo tutti i giorni, sui cantieri li utilizziamo tutti i giorni, gli operai li mettono tutti i giorni quando lavorano. Ce ne sono di diversi tipi, non sono tutte uguali e si differenziano in base a delle normative, delle norme UN, che sono la normativa 149-209, che stabilisce quali mascherine siano monouso e quelle invece che sono riutilizzabili. Questa, ad esempio, che ho in mano è una mascherina monouso perché c'è l'indicazione NR. NR significa che è una mascherina, una sigla che indica che le mascherine sono monouso. E, inoltre poi c'è una classificazione secondo la norma N 529-205, che invece classifica le mascherine in base alla loro capacità di diciamo così, di trattenere pulviscolo piuttosto che piccole particelle. La classificazione è una suddivisione in tre tipi, cioè FFP1, FFP2, FFP3. FFP significa Filtered in Face Piece, ovvero maschera che filtra e maschera filtrante, ed è dalla FFP1, cioè questo tipo di mascherina qui, che viene utilizzata in edilizia, generalmente è sufficiente. Questo tipo di mascherina qui è quella, diciamo, meno filtrante. Mano a mano andando più avanti, invece FFP2 o FFP3, che è quella che invece dovrebbe servire, può servire per questo famoso coronavirus, cioè è la mascherina adatta per i virus. Quindi se dovete comprare. Ricordatevi che queste mascherine non proteggono dai gas, ma quindi soltanto dalle polveri, dal pulviscolo e da piccole particelle, che può essere anche la saliva, però non sono adatte a proteggervi dai gas. Per quelle ci sono altre tipologie di mascherine. Le mascherine possono essere morbide come questa, oppure ce ne sono di professionali che hanno anche i filtri. Non so se l'avete mai vista, hanno quei due, diciamo così, bocchettoni di diverse grandezze, ci sono di diversi tipi. Quelle hanno i filtri intercambiabili e possono essere utilizzate per diversi usi. E ricordatevi se in questi giorni di utilizzare il più possibile, in Cina le utilizzano, sono obbligatorie, tant'è che chi non ha la mascherina può andare in prigione, è un po' come qui da noi diciamo, l'autocertificazione per uscire, perché secondo loro la mascherina comunque è un mezzo di contrasto all'evolversi del contagio. E state a casa se potete e se non siete iscritti al canale iscrivetevi a Solo Pittura di Massimo Attanzi. Nei prossimi giorni ci saranno altri video, probabilmente sempre da casa, perché in questi giorni non sto uscendo, non stiamo uscendo, non stiamo lavorando. E quindi i video sono fatti così, in casa.